Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Wasteland Hunter, e siamo tornati per ottenere il finale cattivo. Ora non voglio perdere tempo a farvi vedere il resto del gameplay, però vi farò vedere almeno il filmato finale. Quindi, ok, ci vediamo tra poco. Abbiamo passato la parte del mostro, volevo giusto dirvi una cosa. Di solito non mi interesso molto, non cerco di ottenere il finale cattivo, anche perché diciamo che come primo cerco sempre di ottenere quello positivo. E in un certo qual modo mi dispiace finire i giochi con il finale negativo, perché non è che mi piaccia molto ottenere il finale negativo. Di solito, infatti, nei giochi non lo sblocco nemmeno. Comunque, lo farò giusto per voi, anche se in un certo qual modo mi fa sentire male sempre sbloccare il finale negativo. Ma vediamo cosa dobbiamo fare. Siamo stati abbastanza fortunati nel trovare immediatamente dove dovevamo andare. Non facciamoci ingannare. Bene, ora non ci resterà altro che sparare ad Andrea. Cosa che sinceramente non vorrei fare. Se l'ho già detto, però per voi cercherò di farlo. Anche se davvero non mi piace molto avere il finale negativo. Ah, e poi vedremo il finale anche dal punto di vista di Andrea, cioè il gameplay cercheremo di farlo anche dal punto di vista di Andrea magari. Qui spiega di come ha perso suo figlio Andy e di come possa capire i sentimenti di Andrea. Qui spiega che il figlio è morto. Quanto pare, quindi, Kelvin è abbastanza il protagonista principale. Abbiamo scelto nell'immediato di, insomma, di giocare come personaggio principale. Ah, non gli ho potuto dire quanto gli volevo bene. Cioè, non lo puoi lasciare che mi uccida, altrimenti tuo figlio smetterà di esistere nel mondo vivente, credo. Se uccidi lei, riavrai tuo figlio. E qui abbiamo fatto la scelta morale abbastanza sensata, diciamo. Avevo pensato, infatti, che è impossibile riportare in vita una persona ormai morta. E quindi la cosa giusta da fare era salvare Andrea. Perdonami, Andrea. Papà, mi porterai a casa? Certo, Andy, non ti lascerò mai più. Mi dispiace, Sara, non ce l'ha fatta. Cosa? Abbiamo mandato un team a recuperare il suo corpo. No, cosa? No, Kelvin! Triste. Possiamo portare anche lei a vivere con noi? Sì, Andy. Non mi dire che si butta giù. Quando la prossima eclisse arriverà, saremo insieme di nuovo. Oddio, brutto finale. Abbastanza brutto. Però non capisco. Cioè, l'uomo nel mantello scuro aveva detto che avrebbe avuto una nuova, di nuovo la carne. Cioè, sarebbe tornato in vita, credo.
Non capisco il perché di tutto questo. Comunque, vediamo ancora una volta perché non li avessi visti LOL, i titoli di coda. Tanto sono comunque molto brevi. È incredibile poi vedere come un gioco, seppur breve, ma bello, sia stato sviluppato da così poche persone. Ci hanno messo molto impegno. E devo dire che ne è uscito un gioco molto bello. Vediamo. Il prossimo che giocheremo non so quale sarà, ma ci proveremo, vedremo quale dei tanti indie game che ho scaricato, qual è uno dei più buoni. Abbiamo ottenuto il Bad Ending di Kelvin. Status deceduto. Ranking Revenant. Cadavere, insomma, uno zombie, qualcosa del genere. Questo era il Bad Ending di Kelvin, ragazzi. La prossima partita verrà fatta con la campagna di Andrea, magari. Anche se, non so, in un certo qual modo, conoscendo già gli eventi dall'altra parte, non so fino a che punto possa essere conveniente giocare come Andrea, però, insomma, sarebbe convenuto giocare prima come Andrea, per non conoscere gli eventi della campagna di Kelvin, però, pazienza. Cercheremo di farlo. E scopriamo anche l'altro lato di questo gioco, l'avventura vissuta nei panni di Andrea. Bene, ragazzi, questo era il finale cattivo dal punto di vista di Kelvin. E noi ci vediamo alla prossima puntata, magari con la campagna di Andrea. Ciao a tutti.